Buonasera ragazzi, siamo di nuovo qui in diretta da Romix e siamo in compagnia del grandissimo maestro Massimo Rotondo, vincitore del Romix d'oro nel 2018, ma di tantissimi altri premi. Maestro, innanzitutto è un onore, grazie, grazie mille. Lei ha avuto una carriera fenomenale, ci sembra riduttivo magari racchiuderli in pochi minuti di intervista, ma saremo brevissimi perché insomma c'è altro da fare. Non le chiederò come è iniziata la passione per il disegno perché già sì, ce lo siamo detto prima, però le chiedo... No, quello di parlare un po' degli inizi è interessante per i ragazzi, per i giovani che si approcciano a questa professione o arte, poi dipende dai punti di vista. Ma io ho cominciato facendo un po' d'apprendistato nei vari studi che c'erano all'epoca e poi ovviamente ho cominciato a proporre cose un po' in giro, è la storia, comprese le manifestazioni, per quello la riapertura di Romix, come poi probabilmente anche di altre manifestazioni, la trovo importantissima, perché io ho trovato lavoro a Lucca, passando per gli stand, incontrando editori, agenti e addetti ai lavori. Quindi è stata insomma una grandissima esperienza data anche da queste fiere. Ricordiamo appunto l'importanza e grazie davvero gli organizzatori. Sì, secondo me sì. A parte il fatto che mi dà un'idea di vitalità, di freschezza, vedere così tanti giovani che girano per gli stand, ovviamente comprano pochi libri, però bisogna anche pensare che i libri costano, però ci trovo una, come posso dire, una empatia e mi fa ben sperare per il futuro del fumetto, ma anche in generale del campo dell'immagine, perché ci sono tanti ragazzi esatto. sono interessati a questo, alla creatività in generale. Esatto, io le volevo chiedere una domanda personale, quali sono state le sue maggiori influenze? Allora, io ho cominciato, volevo fare il pittore, francamente, però sono nato probabilmente in un'epoca anche non troppo, come posso dire, identificata con un certo tipo di pittura, per quanto riguarda appunto l'aspetto culturale, però sono sempre stato bravo nel disegno figurativo, poi leggevo molti fumetti, ero interessato al fumetto con grandi autori come Breccia, Ugo Pratt, Battaglia eccetera, quindi ho cominciato disegnando così, però era un disegno impegnativo, troppo pittorico, non andava bene per le storie che disegnavo, quindi poi ho conosciuto il lavoro di Gianni De Luca e di Moebius e mi sono convertito alla linea chiara. Bene. In sintesi questo è il discorso. E continuo a pensare che mi ostino a lavorare sulla linea perché la trovo più sensuale, più, come posso dire, che mi consente anche di lavorare sui dettagli, sulle scenografie, eccetera. Ma questo poi dipende dai gusti personali. Lei è stato molto amato e apprezzato in Francia. Ha trovato delle differenze tra la scuola francese e l'italiana? Allora, apprezzato in Francia, però diciamo parliamo degli anni 90, sì, perché poi ho cominciato a lavorare per editori italiani certo, come la Bonelli, certo, eccetera. Il fumetto francese ha una tipologia diversa, pubblicano libri, quindi adesso stanno convertendo un po' anche loro delle pubblicazioni seriali e quindi ho potuto esprimere la mia faccia autoriale, nel senso che mi scrivo le storie da solo. Hanno funzionato, vendevano bene, erano diciamo limitati al genere erotico, anche se io francamente non volevo fare una cosa erotica, volevo raccontare delle storie di fine del Novecento con i poeti, gli scrittori, gli illustratori dell'epoca. Però è stata una fase del lavoro che ma io penso compatibilmente con altri impegni eccetera, penso di ritornarci a lavorare con i francesi, non ho mai interrotto i contatti. Certo, bene, benissimo. Ha un personaggio a cui è maggiormente affezionato, magari un aneddoto durante la sua realizzazione? Ma parli di personaggi
dei fumetti? Certo. Beh sì, francamente ne ho due, però questo magari adesso mi sembra un po' datata come ci piace. Io sono veramente appassionato ai fumetti attraverso tre personaggi: Tex, Corto Maltese e Arzak di Moebius. Questa è stata la mia storia. Bene. Per vari motivi, uno rappresentava l'avventura, poi io ho un modo di leggere che è un po' compulsivo, cioè se cominciato a leggere Salgari, tutto Salgari, okay. Cominciato a leggere Hemingway, si inizia tutto e si finisce, tutto. Sì, tutto. Per cui ero nella fase dell'avventura, eccetera. Quindi sia Tex che Corto Maltese erano due personaggi che mi hanno proprio catturato. Invece Moebius e Arzak mi hanno catturato anche, perché già facevo il fumettista, mi hanno catturato anche a livello grafico, stilistico, artistico. Ok, quindi vabbè, insomma, sono fasi diverse che poi tutti i disegnatori passano. Sì, immaginavo, per avere poi svariati spunti diversi, ovviamente. Sì, certo, tutti abbiamo dei maestri, poi l'importante è che uno li digerisce e trova la sua strada, ma le tracce rimangono, su quello non c'è dubbio. Invece, tra le tante opere realizzate da lei, qual è quella che l'ha gratificata maggiormente? Guarda, è sempre l'ultima. Adesso uscirà un text di 340 pagine e io sono molto orgoglioso di aver portato a termine un lavoro così notevole. 340 pagine sono 7-8 cartonati, e non pensavo di non farcela, invece ci sono riuscito. Adesso i risultati si vedono solo quando vedi la cosa pubblicata, certo. E quindi io penso sempre all'ultimo lavoro, non guardare mai quello che hai fatto nel passato, perché poi ci trovi sempre delle cose che non vanno bene. Cioè, il concetto del disegnatore si basa su un assunto, che è quello di non cristallizzarsi sulle cose che uno ha fatto, altrimenti diventa un lavoro comune, cioè rifai sempre le stesse cose e nemmeno ti diverti poi alla fine. Quindi deve esserci una continua evoluzione. Secondo me sì, è quello che dico per esempio ai miei allievi, alla Scuola Romana dei Fumetti, la cosa che probabilmente dietro mi faranno anche i Versacci, però io lo ripeto, non accontentatevi di lavorare sulla comfort zone, perché invece la cosa interessante è fare un po' gli alchimisti, cercare di scoprire cose nuove, poi non ci riesci, oppure ti vengono male, ma il divertimento sta in quello. Certo, allora lei è un illustratore, fumettista, pittore, ha fatto delle collaborazioni cinematografiche, quindi lei è un artista proprio dalle mille sfaccettature. Secondo lei, al giorno d'oggi, un fumettista deve avere tutte queste caratteristiche artistiche per essere versatile e avere quindi la possibilità di emergere? Allora, questa è la mia storia, io non credo che sia un vantaggio, perché uno si specializza in una cosa, a livello proprio pratico è la cosa migliore. Allora, diciamo che alcune cose mi sono capitate e altre le sono andato a cercarle, quindi specialmente il cinema, il teatro, l'animazione, il fumetto. Ma io ci metto anche il ruolo di insegnante, che faccio veramente con grande divertimento, e sono cose un po' che mi sono capitate, un po' ho cercato. Il mestiere dell'illustratore invece l'ho probabilmente un po' trascurato, nel senso che potevo essere più rigoroso, frequentarlo più assiduamente, eccetera. È l'unico rimpianto che ho, ma se uno fa una cosa, se fai il fumettista, devi disegnare così tanto, diventa difficile approfondire il discorso su un altro tema, capito, del modus operandi di uno che non solo fa questo lavoro per passione, ma lo fa anche perché gli serve per vivere. Certo, lei è uno dei fondatori della Scuola Romana dei Fumetti, brevemente, com'è nata tutta questa avventura? Allora, francamente, siccome a me piace stare insieme alla gente, fare il monaco di clausura, l'amanuense per tutta la vita, è una cosa che mi spaventava, quindi il primo motivo è stato quello di fare delle cose insieme ad altre persone. Poi non mi piacevano come erano fatte le scuole artistiche in generale. Io ho un percorso legato a
liceo artistico, accademia come insegnante, liceo artistico anche per breve tempo, ma anche come insegnante, e vedendo anche come erano impostate le scuole di fumetto in generale, non mi piacevano, quindi mi sembrava un terreno fertile per sperimentare nuove formule didattiche. Poi io, quando studiavo decorazione e pittura all'Accademia, avevo come punto di riferimento un movimento che si chiama Arti e Mestieri, un movimento inglese, Art and Graph, che voleva portare fuori dalle gallerie le opere d'arte, appunto. Quindi con questo riferimento abbiamo impostato la scuola, quindi un po' per stare insieme, per creare un agorà tra i vari colleghi, e poi avere una scuola è importante per capire quello che succede in questo momento nel mondo del certo. fumetto, dell'arte in generale, perché i giovani portano proprio questi messaggi. Esatto. Lo abbiamo chiesto anche ad altri. Che rapporto ha lei con il disegno digitale? Quali sono le differenze tra disegno a mano libera e digitale? Cioè, nel senso, alcuni l'hanno utilizzato come supporto, altri invece l'hanno preso proprio come modo primario. Lei invece come... Ma guarda, io uso Photoshop, ci ho fatto anche delle copertine, ho imparato abbastanza presto a usare Procreate con l'iPad. Io non ci trovo grandi differenze, lo dico sinceramente. E ovviamente è diverso invece quando metti mano alla pittura, perché la materia e, diciamo così, il manufatto diventa sicuramente più interessante se lavori su materiali veri, però nell'illustrazione, nell'inchiostrazione per esempio, o anche nel disegno, c'è sempre l'apporto umano, quindi il disegnatore ha una matita in mano oppure una penna digitale, la stessa cosa. Quindi io sono li uso, quindi non, è chiaro che per esempio disegnando adesso Tex preferisco usare dei materiali quelli tradizionali, perché il western ha bisogno di una certa quella luce, quel tratto, quel disegno che non sia proprio perfetto, no? Cioè, almeno così lo penso io. Certo, quindi l'uno non esclude l'altro. Assolutamente no. Bene. Che cosa direbbe un giovane? Che cosa dice ai suoi allievi? Un consiglio? Allora, divertitevi. Il disegno è una passione, poi se diventerà un mestiere, questo non lo possiamo sapere, però divertitevi, perché il disegno è una cosa che vi porterete, il disegno, la pittura, la scultura, il cinema, tutti diciamo, i campi dell'immagine, ovviamente sono un'incognita per quanto riguarda la professione, perché cominciano in 10.000 e arrivano in 10, c'è una selezione naturale, no, in 10 magari è troppo poco, in 100, ok, però divertitevi, perché è una cosa liberatoria. Non voglio fare, non dare un messaggio agli 70, però è così, cioè, se uno non lo fa con divertimento, cercando anche di trasmettere qualcosa di suo, anche se non è come posso dire, deontologicamente perfetto per quanto riguarda gli stilemi del disegno, eccetera. Voglio dire, tutto il gusto, la voglia, la soddisfazione si evapora, per cui cercate di disegnare e di lavorare in qualsiasi campo artistico scegliete, con il divertimento anche, che poi è legato all'età, cioè quando uno ha 20 anni deve avere questo atteggiamento filosofico. Certo, quindi godersi il viaggio. Certo. Allora, progetti futuri, qualcosa in cantiere, un'anteprima? No, guarda, io continuo a disegnare con Tex, almeno finché me lo consentono, perché comunque è anche una sfida tecnica, nel senso che appunto io avendo un disegno a linea chiara, eccetera, quindi con il controllo dei neri, del realismo texiano, così, cioè, diciamo che sto facendo qualcosa che mi stimola, quindi per adesso, poi ovviamente uno non fa sempre la stessa cosa, magari farò sicuramente
altri lavori, illustrazioni, oppure mostre a scuola, eccetera. Però per quanto riguarda i fumetti, per adesso continuo su Tex. Quindi grazie per il suo Grazie a tempo voi. e ringraziamo il maestro, seguitelo ovviamente Grazie. sui social e lo troverete alla Scuola Romana dei Fumetti. Grazie Va bene. ragazzi. Ciao ragazzi.